Sergio, io ti faccio queste domande dei nostri, della nostra community, che però è molto preparata. Per esempio, Giuseppe Carlos è un professore universitario di sociologia o di psicologia, non ricordo più, mi aiuterà lui. Massimo, possiamo dire che al di là di tutto, anche del contenuto della, anche del contenuto della carta, la Figicina esce male da questa vicenda, perché fa una figuraccia di principio, il ricorso al Consiglio di Stato è una follia dal punto di vista politico. Solo Juve 78 chiede: Massimo, puoi spiegare a noi comuni mortali ignoranti in materia cosa succede? La FIGC ha qualcosa da nascondere? In tanti non stanno capendo, che era l'ultimo dubbio, Sergio, di quello che diceva Giorgio Spallone. Cioè, più è generica, più è inutile e più non capiamo. Non so tu che ne pensi. Guarda, allora, questo atto, cosiddetto note, eccetera, è stato virgolettato da qualcuno che l'ha letto. Poi naturalmente io chiaramente non l'ho potuto vedere, come non l'ho potuto vedere nessuno. Certo. Però sicuramente l'ha visto la Corte Federale, perché la Corte Federale lo cita, se siamo così curiosi, lo cita in un capoverso in cui dice, io ve lo leggo: ritenuto meritevole di accoglimento il giudizio rescindente e dichiarata la revocazione della decisione, può essere esaminato il merito rescissorio dell'impugnazione. Priorità logico-giuridica va data all'esame dei reclami incidentali, eccetera, eccetera. E in particolare reclamo incidentale concernente la mancata acquisizione della nota 10.940 della Procura Federale, atto costituente, secondo la Procura Federale, la prima notizia qualificata dalla quale attivare l'indagine. Quindi praticamente, adesso devo dire onestamente, io sono quasi basito, come si direbbe a Napoli, perché in pratica la stessa Corte Federale riconosce la rilevanza di questo atto e dice che potrebbe costituire un primo atto di indagine, però nega l'ostensione, perché la Corte Federale non parla di accesso, ne nega la rilevanza. Ora è chiaro che chi si deve difendere per il normale esercizio del diritto di difesa del contraddittorio garantito anche dalla Costituzione deve poter acquisire e dire qualcosa su questa nota, e quindi di qui la opportuna istanza di accesso fatta dai difensori. Quindi già noi sappiamo, primo, che la stessa Corte Federale, non solo la FIGC, la stessa Corte Federale si rende conto della cosiddetta importanza ai fini